Fantozzi ragioni Roma. Matricola 1001 Parabis. Dell'ufficio sinistri. Lei venghi qua. Sì, signor mega direttore. No, va di là. E si muovi! Oh, hanno messo la parete a vetri! Sveglia e caffè, barba e bidet, presto che perdo il tram. Se il cartellino non timbrerò... Fantozzi! No, crocefissi in sala mensa, no, mi vergogno! Ma che umiliazione pubblica! E poi mi si intrecciano i diti! Buonasera, ben collegati sulla pagina Bologna in un click. Allora, io sono contentissima stasera perché ho degli ospiti fantastici, a partire da Elisabetta Villaggio, figlia di Paolo Villaggio. Penso che non ci sono parole per descrivere questo attore. E... Buonasera, ce l'abbiamo fatta. La tecnologia non mi è a favore questa sera. Con Instagram mi è molto, molto facile. Adesso dovrei guardare gli altri comunque, giusto? Sì, assolutamente, sto aspettando l'arrivo sia di Paolo, che lo sto cercando di accettare da un po', ma non lo vedo. E beh, io intanto parto a parlare con te. Allora, mi dice che Paolo non riesce a partecipare, che non puoi partecipare. Non riesco a capire come mai, ma intanto cominciamo con te. Allora, forse intanto... sta dormendo. No. No, lo vedo, poverino, sta cercando di mandarmi l'invito, ma... Allora, l'1 ottobre, siamo oramai vicini perché è una settimana, siamo proprio all'arrivo, Siete molto, pronti? Molto vicini, sì. Non siamo mai pronti. Potremmo dire che siamo nati pronti, ma non siamo mai pronti. Anzi, ci sono tante cose da fare, veramente. Quest'anno sembra che ce ne siano ancora e tante, tante, tante di più degli altri anni, delle altre manifestazioni che abbiamo realizzato. Perciò ogni anno è sempre diverso, quest'anno è veramente particolare ed è... non siamo pronti comunque. Però diciamo che quello che io ho letto è veramente qualcosa di incredibile. Io mi aspetto grandi cose, ti dico subito che ho caricato la mia macchina fotografica perché io sono pronta a fotografare di tutto. Benissimo, e ci sarà tanto da fotografare, veramente, assolutamente, veramente tanto. Tu calcola sì. Che comunque noi avremo 250 figuranti che ci abbiamo Mamma messo tempo per prepararli, però io li chiamo figuranti, sono quasi diventati degli attori comunque, anche se comunque non sono attore, perché gente presa dal paese, gente che non ha mai fatto... Eccovi! Buonasera e ben arrivati! Ciao a tutti! Prima eravamo i due a ballare l'Alligalli. Adesso siamo in quattro! Buonasera Elisabetta, buonasera. Per me è un onore, un piacere. Grazie. E Paolo, benvenuto! Io cercavo di connettermi ma non riuscivo, vabbè. Vabbè, ce l'abbiamo fatta! Sono stato bravo comunque, Veramente, ligissimo. La stessa cosa, è apparso, vabbè. Allora, dicevamo, ci stava appunto raccontando Roberto, 250 figuranti che insomma sono pronti lì per noi, perché appunto facevo vedere, io sono pronta con la macchina fotografica, voglio fotografare tutto. Ci sta, ci sta. Quindi, cosa ci aspettiamo? Cosa ci dobbiamo aspettare? Io ho letto, ci sono un sacco di set che prontamente Paolo, insomma, ha allestito. E no, cosa no. Troveremo? No. Io guardo, sono quello che a livello fisico ha lavorato di meno. Sono quelli, lo dico, gli occhiali che ha lavorato comunque. Io mi sono trovato tutto fatto, quindi non... Merito al merito. Tu sei arrivato e ti prendi solo le lodi praticamente. No, diciamo che abbiamo compiti differenti. E... Certo. Sì, uno c'ha il suo compito, davvero, veramente. Sì. Allora, perché... ci... sì.
Dimmi pure. No, dimmi pure, no, io rispondo. Io ti volevo chiedere come è nato questo progetto che è meraviglioso. Io appena l'ho letto, che appunto Paolo ha un po' pubblicizzato questa cosa, io ho detto io ci devo essere. Perché è accattivante. Quindi io mi sono chiesta, ma com'è nata questa idea? L'amore. Ma guarda, io ho organizzato per tanti anni delle manifestazioni fotografiche, no? Con il Magico Carnevale e poi Sepulcrum, come vedi anche la maglia, che non è un caso, è una vecchia maglia di Sepulcrum. Questa. Sono manifestazioni che comunque hanno portato tanti fotografi a riconoscere San Felice, anche dopo il terremoto purtroppo. Certo. Ci siamo fermati un attimo, però siamo ripartiti subito, non ci siamo mai fermati, no? E quest'anno invece, dopo la pandemia e tutto il resto e così via, eravamo un po' fermi e Federico Mazzoli della Banca Popolare San Felice 1893 mi chiama, mi fa una telefonata e mi dice guardi, io avevo un'idea, volevamo fare una manifestazione tipo le tue, però quest'anno dedicata a un grande personaggio come Paolo Villaggio, però più che altro è Fantozzi, diciamo. E dico la verità. Apriti cielo. No, perché noi eravamo abituati con un qualcosa di diverso, hai capito? Perché Sepulcrum, diciamo, siamo partiti da zombie e vampiri, siamo partiti dal Bronx, Disturbia, il Westland e così via. Creare qualcosa di un personaggio che comunque io lo vedevo al cinema, andavo al cinema quando ero ragazzino e avendo visto tutti, sicuramente i primi tre film, non so più quante volte, ed era un personaggio che non era facile forse da... Vero Elisabetta? Non è facile da gestire. No. E allora cosa ho fatto? Gli ho detto, facciamo una cosa. Io sento intanto dai miei se c'è la possibilità di potersi mettere insieme per realizzare questa cosa qua. Poi ne ho parlato anche con Paolo Galassi per fare tutte le riprese video. Così avevo un gruppo attorno che ne aveva veramente voglia di questa nuova sfida e poi dopo ho coinvolto Elisabetta, abbiamo fatto due parole con Elisabetta, abbiamo cercato di capire qual era, comunque di spiegare anche com'era tutta questa storia qua e alla fine è saltato fuori quello che sta saltando fuori adesso, che sinceramente non credevo neanche, cioè io ho dovuto guardarmi almeno i primi tre film 10 volte di nuovo. Ma te lo giuro, ma non è vero, cioè è vero, anche perché dovevo scegliere tutte le scenografie, no? Ho dovuto fare tutti gli screen delle scenografie dal nostro scenografo e lui dopo 4-5 giorni mi chiamava, vieni a vedere da me perché ho già creato la situazione. Proprio impressionante. No, devo sapere che è vero. Noi abbiamo uno dei protagonisti che interpreta Calboni, che è uno psicologo molto in gamba, è Matteo Merigo, che è un fan sfegatato di Fantozzi e lui da anni, seriamente, si vede almeno 2 volte la settimana, ed è uno psicologo per giunta, no? Eccessivo. Beh, questo... guarda, l'evento nasce da un atto d'amore per... a tutti l'idea di Fantozzi. Capirai, è un personaggio talmente amato e talmente nel cuore di tutti che ci abbiamo messo l'anima, abbiamo tirato fuori veramente il meglio. Poi è stato realizzato questo evento a maggio, lo scorso maggio, con Elisabetta e Gianni Fantoni e anche lì, insomma, ci siamo divertiti e cerchiamo di divertirci divertendo, omaggiando veramente un qualcosa che c'è nel cuore poi a tutti. Fa parte proprio. Sì, ma infatti... cultura nel vero senso della parola. Perché poi il personaggio Fantozzi, è vero che parliamo degli anni 71, forse giusto fino agli anni 90, però ancora oggi Elisabetta effettivamente alcune cose io mi ci ritrovo, ancora le vedo, quindi è quasi immortale. Non so cosa ne pensi tu. No, questo mi fa molto piacere ovviamente, infatti questo è uno dei motivi, quando vedevo come la gente ancora lo apprezzasse, la parola fantozziana, oggi mi è successa una situazione fantozziana
oppure le battute più famose dei film. Anche quello è stato per me un po' una fonte di ispirazione, di dire ma forse se scrivessi un libro lo racconto un po' più di dentro con delle cose. No, l'ho visto prima, perché io in realtà vedevo per un po', ho visto voi due, però mi sentivo perfettamente, ma non capivo perché, vabbè, grazie. E quindi sì, no, ma io quando ho sentito loro, che poi la cosa è partita tanto tempo fa, perché era piena estate, perché io mi ricordo era un sabato, una domenica, perché io ero in spiaggia e mi arriva una telefonata da Roberto dicendo, mi cita la persona comune che conosciamo, con Roberto conosce molto meglio di me, e ci mi ha dato il numero, così e colà avremmo intenzione di fare questa cosa. Io non capivo bene subito di cosa si trattasse, ma e dice no, ma comunque c'è ancora un po' di tempo perché vogliamo farla verso fine settembre, inizio ottobre. Dico vabbè, siamo a fine luglio, 2 mesi. No, non hai capito. Quindi c'è stata una cosa veramente di delusione da parte loro, che ogni tanto dico loro sono completamente pazzi. Poi quando ho avuto capisci modo conoscere... abbiamo uno psicologo nel gruppo. Facciamo una seduta la settimana. Ho pensato ancora di più che erano pazzi, completamente. No, sono sicura, insomma, sarà una cosa anche per me di bell'impatto, perché già quando sono venuta lì a maggio, che stavate costruendo, che alcune cose erano finite, alcune erano in costruzione, e lì sono rimasta in quell'hangar enorme, sono rimasta veramente molto molto stupita, e quindi adesso sono curiosissima. Poi sarà appunto tutto sparso, tutto il paese diventa appunto Villaggio Fantozzi. Ma vediamo. Infatti, è una cosa bellissima. Sentiamo molto, questo ci tenevo a precisare, sentiamo molto la responsabilità sul personaggio, perché il nostro vuole essere un omaggio. L'evento è nato per omaggiarlo, ma anche per portare in vita un paese e per ricostruire il teatro di Lugo, che è stato colpito dall'alluvione. Quindi diciamo che Paolo Villaggio è riuscito a fare una magia, una piccola... Vi dico una cosa, non è, almeno personalmente, non mi è mai successo di lavorare a un evento dove la politica lascia da parte la politica e si mette insieme tutta per omaggiare, per un qualcosa, veramente, l'ho scritto anche l'altro giorno, per un qualcosa di più alto, diciamo, no? E quindi diciamo che Villaggio è riuscito a fare questa piccola magia meravigliosa. Proprio. È fantastico tutto questo, ma il paese... Noi, no? Certo. In qualche modo. Certo. Vive ancora, insomma, ecco, il paese che si è coinvolto tutto e tutto, ovunque ci sarà un set o ci sarà comunque qualcosa, quindi c'è proprio una organizzazione totale. Io immagino già dai piccoli ai grandi, che in un certo senso i grandi tornano bambini in questo. Tu pensa che comunque noi il nostro attore più giovane ha 6 anni. Il nostro autore più anziano ha quasi 92 anni. Prova a vedere che generazione di persone e tutti per questo mondo. Cioè, noi stiamo diventando per un anno, veramente, abbiamo solo Fantozzi. Io ho dovuto lasciare da parte tante di quelle cose, dico anche mie fotografiche e così via, perché ci siamo dati questo progetto. Io se faccio una cosa mi piace farla bene. Paolo mi conosce bene. Ci conosciamo perché anche quando abbiamo girato tutti i teaser abbiamo cercato di farli forse anche meglio di Neri e Parenti. Abbiamo cercato di esagerare. Anche Salce, se Salce si vedesse durante i test, no? Vede tutte le macchine del fumo che non erano perfette nel battilei. I personaggi che abbiamo dovuto... Cioè, noi... No, voi avete visto i teaser che ha fatto Paolo. Ma se voi vedete il backstage dei teaser, che poi un giorno li faremo vedere, è una cosa fantastica comunque, no? Certo. È bellissimo. Abbiamo rinunciato 3 settimane, 4 settimane, perché una volta perché pioveva, una volta perché mancava l'operatore, fino a quando non siamo riusciti a fare il battilei. Giusto, Paolo? La Coppa Cobra, poi non ne parliamo della Coppa Cobra. Per quanto riguarda i teaser, la responsabilità era ancora più grande, perché
da una parte non volevamo imitare Fantozzi e Paolo Villaggio perché sono inimitabili, dall'altra parte volevamo trasmettere allegria e trasmettere il senso di divertimento che stavamo provando anche noi, perché è stato molto duro lavorare dentro, ma ci siamo divertiti, ci stiamo divertendo come dei matti. Quindi no, non voleva essere una macchietta dei Fantozzi e così. Dovevamo far capire ai fotografi che è un evento fotografico, quindi abbiamo fatto deliberatamente anche gli errori e abbiamo cercato di farli più carini e più vitali possibile. Ecco. Certo. Ecco, allora, cominciamo a capire cosa dobbiamo fare noi che vogliamo partecipare. Prego, dimmi Paolo. Volevo dirti, noi abbiamo scelto di non avere imitatori di Villaggio di Fantozzi proprio perché noi... appunto perché è inimitabile. Noi abbiamo cercato di creare il diverso, fantostiano, la meraviglia. Contiamo che ogni personaggio di Paolo Villaggio meriterebbe un film, ed è una cosa incredibile. Quindi abbiamo mostrato tutto l'universo nato dalla sua, abbiamo cercato. Poi certo. Lo vedremo, lo sapremo il 2. Però, insomma, è stato bello. Spero che sia contenta perché per noi è un onore veramente inimmaginabile. No, sono molto contenta. Ecco, allora, noi che verremmo all'evento, cosa dobbiamo fare? Divertirvi. Perfetto, c'è da iscriversi perché a me è stato chiesto questo. Basta arrivare lì. Chi vuol partecipare ai set fotografici deve fare qualcosa, si deve iscrivere. Questo credo che sia un qualcosa da dare. Delle domande che stanno facendo tutti i fotografi che stanno chiamando da tutte le parti. Allora, noi avremo una tribuna davanti al primo set che in poche parole massimo potranno starci 199 fotografi, non di più per motivi di sicurezza. E una volta noi facevamo gli accrediti online, prima invece no. Noi vogliamo che loro i fotografi arrivino la mattina alle 9, c'è della gente che addirittura viene da Firenze e parte. Mattina per arrivare alle 9 per accreditarsi, perché noi abbiamo detto no, voi arrivate la mattina, poi la mattina abbiamo creato anche una Coppa Cobra, una delle auto degli anni 60-70 che saranno comunque parcheggiate, non è un'esposizione di macchine perché la gente dovrà girare per tutto il paese e anche vedere queste macchine e così via. Avremo le Bianchine, il Club Bianchina, noi eravamo partiti con una ventina di Bianchine, ma hanno chiamato oggi da Rimini addirittura e così via, siamo arrivati a più di 40-45 Bianchine, perciò è stata una cosa impressionante, si sta creando gente proprio appassionata a questa cosa qua. Noi andiamo a raduni, dicevano, però questo è il vero raduno perché è un omaggio che noi facciamo a Fantozzi e Paolo Villaggio. Certo. Comunque, tornando alla tua domanda, allora, le uniche cose sono la tribuna, che necessita appunto dell'ingresso, però l'evento è totalmente gratuito, è assolutamente tutto. Noi l'abbiamo fatto per le persone, perché si divertano, quindi non c'è niente a pagamento, tranne il cibo, naturalmente, però è tutto completamente gratuito, non c'è da fare niente, c'è da arrivare a San Felice e divertirsi. Ma questo è bellissimo comunque, è veramente una cosa veramente molto bella. Perché ci si diverte contribuendo a ricostruire un teatro e a riportare veramente in vita un paese che è un piccolo gioiello dell'Italia. Infatti è stato dato dai più grandi maestri della fotografia, da Davina, Scianna, Toscani, tutti i più grandi a fotografare. Certo. E va fatto conoscere, insomma. Diciamo che l'altra magia di Paolo Villaggio è stata questa, riuscire a fare del bene comunque a una comunità che merita, insomma, che dal 2012, dal terremoto, è rimasta in ginocchio e certo. Insomma, merita di essere conosciuta e anche vissuta e supportata. Credo che sia anche un modo veramente molto bello per poter aiutare un luogo, insomma, in questo caso è veramente un grande onore. E Elisabetta, io ti chiedo, ma avremo modo di sentirti parlare anche del tuo libro? Sì, domenica mattina a mezzogiorno ci sarà una presentazione del libro lì, ovviamente.
Perfetto, ottimo. Allora io ci sarò assolutamente, ti farò firmare, io lo sto leggendo. Grazie. Perché lo volevo recensire anche in radio e quindi per me sarà un piacere. Allora, ridiamo l'appuntamento. Ci troviamo tutti quanti assolutamente a San Felice sul Panaro alle ore? Appuntamento alle ore? Diciamo che noi partiamo la mattina già dalle 10, però il vero appuntamento è per le 15:30 davanti al castello, dove ci sarà tante cose che non possiamo svelare, perché comunque è un omaggio anche a Elisabetta, che comunque noi facciamo, e se noi sveliamo tutto, solo piccole, comunque della serie l'ho sempre desiderato, ma non ho mai... Sì, ti ricordo che anche l'evento di apertura sabato 30 settembre alle 18:30 in piazza Matteotti a San Felice, dove Elisabetta è intervistata da Ruggero Po. Sono un fan, io non mi sembra vero che arrivi, e Gianmarco Aimi di sono un fan anche suo, e Matteo Merigo parleranno appunto di Paolo Villaggio e di Fantozzi. E sarà veramente molto molto interessante. Allora dobbiamo venire anche alle 18:30 del giorno prima, a questo punto. Benissimo. Bene, allora io vi ringrazio perché è veramente stato un onore, un piacere. Io, come insomma già ho fatto capire, sarò assolutamente presente. Già da quando ho saputo ho detto ma io ci devo assolutamente andare, me lo sono immediatamente segnato, e niente, divulgherò assolutamente a tutti i miei amici, perché desidero proprio che loro possano insieme a me a partecipare a questa giornata. Tutti pronti con la macchina fotografica, tutto sarà Instagrammabile, giusto? Ci sarà anche un concorso, se non erro, letto. Concorso fotografico nazionale, anche detto dalla FIAF, con anche dei premi. Comunque abbiamo messo in crociera il primo premio, tutto sponsorizzato. Dico la verità, il sponsor si fa fatti avanti, perché non è mai successo. Perciò di strano nell'aria, poi con Elisabetta ne avevamo parlato tempo fa di un qualcosa del genere, non riesco a capire. Secondo una fotografica della Fuji per tot, e anche un terzo premio, insomma, perciò questo qui è già per i fotografi, ma non è il fatto del premio, è il fatto che trovare San Felice 250 figuranti che comunque saranno surreali, diciamo, con un inizio di spettacolo e poi 27 per il paese, tutti gratuiti, e poi rientra, e dopo basta, perché bisogna che comunque venire, non venire a vedere. Sì, allora intanto vi informo che ringrazio per la citazione Ruggero Po, e poi si è collegato anche il dottor Merighi, quindi lo salutiamo a questo punto, visto che l'ho visto collegato. Sei stato citato anche tu. Bene. Ci saluta tutti. Bene, allora noi ci diamo l'appuntamento a domenica, anzi prima a sabato prossimo ore 18:30, sempre a San Felice sul Panaro, per la serata, diciamo, di presentazione, giusto? E poi domenica a partire dalle 9:30 per tutta la giornata, e si concluderà la sera. Dateci un orario di conclusione. Alle 19 direi che dovrebbe finire tutto. Alle 19. Benissimo. Secondo me. Benissimo. Elisabetta, grazie per essere intervenuta anche tu. E ci vediamo domenica. Leggete il libro perché merita. È molto, molto bello. Io sono già a metà. Molto bello. Grazie. Molto, molto. A presto. Grazie. Ciao.